Io adoro le crociere, ma questo è... è una crociera post-apocalittica. Va bene, e allora è il momento di addentrarci dentro il palazzo della dieta. Il palazzo di Masayoshi Shido, chissà cosa ci attende. Andiamo a scoprirlo, che l'infiltrazione abbia inizio. Oh, ma guarda, sono tutti in maschera. E anche noi ora. Caspi, capisco che possa averci già inquadrati come una minaccia, ma perché anche i passeggeri indossano delle maschere? Forse si stanno spacciando per i ladri fantasma, come Noir con quella cosa della splendida ladra. Basta così, davvero? Qualunque che sia la ragione, riflette la mentalità di Shido. Di certo non vede gli altri come in modo normale. Considerata la natura folle della sua distorsione, è già tanto che non è che appaiamo come persone. Per adesso, mi dispiace dirlo, ma per adesso. Da qui in avanti è probabile che si debba combattere. State tutti in guardia. C'è da dire che comunque come nave è bella. Io ci farei volentieri un viaggio. Joker, un nemico! Ah, ci attacca in mezzo tutte queste persone. Penso che gliene freghi relativamente poco, Ryuji, a lui. Chimera! O Cerbero, non mi ricordo. Mastino dell'Ade, Cerbero allora. Sei debole al ghiaccio, eh? E allora... Satana, glaciazione! Ti ammazzo! Aiuto! Credevi davvero di farcela, 800 yen! La povertà di tutto ciò. Ah, che splendido spettacolo! Il signor Shido sa bene come intrattenere gli ospiti. Già, i fortunati che sono a bordo di questa nave sono tutti dei vincenti. Che passa per la testa di questa gente? Perché non hanno alcuna paura dopo ciò che hanno visto? Essendo sulla nave di Shido, credono che non possa accadergli nulla. Non percepiscono alcun pericolo. Forza, mostriamogli la verità su questa nave. Penso che gli freghi relativamente poco, Ryuji, a questa gente. Scusa, sei verde? Oh, ma guarda, un cagnolino verde. Perfetto, ottimo. Mi ha dato più il cagnolino ucciso con un colpo solo che il combattimento. Una kotaga nera, buono. Allora, attualmente... aspetta, anche tu sei verde? Ottimo. Attualmente non mi serve più fare nessun tipo di fusione, però voglio comunque sfruttare le stanze rosse almeno per livellare le persone che dobbiamo livellare. Da chi dovremmo iniziare? Abbiamo Fafnir, Alatma, mi interessa relativamente poco lui in realtà, Raul, Asterius, Satanae, Izanagi e basta da livellare. E oltre quelle che sono a riposo, diciamo. Sai cosa? Sto pensando a quando dovremmo scontrarci con Shido. Sto pensando a chi portarmi. E sto pensando anche che non mi dispiacerebbe, eventualmente, andare nei memento per livellare queste persone. Ah beh, c'è Dioniso. Ottimo. Otteniamo qualcosa che non ho. Oggi è andata bene. Facciamolo. E la fusione è andata a buon fine. Ottimo. E Fafnir continua la sua scalata delle statistiche. Ha aumentato di botto la resistenza, ma agilità e fortuna ancora lì. Un forziere. Eccolo qua. Questo però non ha il lucchetto. Vediamo che cosa contiene. Una fiala della paura S. Spooky. Che bello però. Una cavolo di nave così. Oh, Shido sarà anche un deviato mentalmente con i suoi pensieri, ma in fatto di gusti da navi di crociera di sicuro ne ha buoni. E gli oggetti che si possono rompere sono degli ornamenti da Ruma, che ottengono del fosforo rosso, che ci serve in realtà. Quindi più ne rompiamo meglio è. Altra ombra. Altra ombra distrutta. E ci danno veramente... boh, non lo so, forse perché sono pagati poco, non lo so. Però, cavolo, 1000 yen sono veramente nulla. E continuiamo la nostra scalata verso il successo. Cane. Vabbè, ci sta ogni tanto combatterli, dai. Perché sennò... li attacchiamo sempre alle spalle.
Quella lì è esplosiva ed è debole al nucleare. Tu invece resisti al nucleare, eh? E allora, esplosione nucleare! Che bello che è Raul, comunque. Puffete! Ottimo, bel colpo, Raul. Parapapapa. Vedi, questo è un risultato, 4000 yen. E possiamo salire qua sul lampadario. E dove arriveremo salendo qua sopra? A un rampino. E il rampino ci porta un altro forziere, ottimo. Parapapa, con una roccia nera. Entriamo, vediamo come si prosegue. Quanto lusso, Shido. Riesco a sentire la presenza del tesoro. È da quella parte, forza ragazzi. Sì, e secondo te sarà così facile, Questi portoni sono certamente sospetti. Mi chiedo che cosa sia cosa ci sia dall'altra parte. Ci sono delle fessure per inserire delle sottospecie di schede d'accesso. Oh, ce ne sono 5. 475 persone favorevoli, 0 contrarie. Non potevano scriverlo in numero? Ehi, sento qualcosa. Visto che nessuno è contrario al piano, questa legge è approvata così come è stata formulata. Approvato, che sta succedendo? Era la voce di Shido, quella. Se questa, come scritto, è davvero la Camera dei Rappresentanti, qui dietro deve esserci l'Aula Magna. La che? È quell'enorme sala conferenze che si vede solitamente nei notiziari. Oh, quella cosa, capito? Quindi che fanno lì dentro? Probabilmente una votazione senza senso, una in cui tutto ciò che Shido propone passa incontrastato. Dunque fa quello che vuole tenendo lì dentro soltanto i suoi sostenitori. Ma come facciamo ad entrare? Dobbiamo trovare quelle schede d'accesso. Forse dobbiamo soddisfare qualche requisito, tipo promettergli il nostro sostegno o giurargli fedeltà. In sostanza dobbiamo dimostrare di essere dalla sua parte. Ci basterà fingere. Sei sveglio come al solito. Ma quale sarà questo requisito da soddisfare? Perché non lo chiediamo agli altri ospiti della nave? Ottima idea. Brava Noir, fatte fatte. Non ci avevo pensato. Chiedere in giro non mi sembra affatto una cattiva idea. I passeggeri sono la loro versione cognitiva della mente di Shido. Sapranno tutti i suoi segreti. È vero, non hai tutti i torti. Detto ciò, il signore del palazzo è quel malvagio di Shido. Non mi meraviglierei se fossero ostili. Già, non è che ci attaccheranno. Dobbiamo prepararci al peggio, ovviamente, ma credo che riusciremo quantomeno a parlarci. Questa nave è un po' come un'arca con a bordo solo coloro che Shido ritiene degni di vivere. Questo spiegherebbe la lussuosa nave da crociera. Dubito che ci siano idioti incapaci di dialogare. Cerchiamo quantomeno di raccogliere informazioni dalla gente che... Visto che tutti indossano delle maschere, passeremo inosservati persino con il nostro look. Deve essere convinto che nessuno mostri mai la sua vera faccia, proprio come lui. Bene, allora dividiamoci e chiediamo un po' in giro. Ma che siete voi, capi? Decidete voi e io? Che faccio? Il leader giusto per spirito. A quanto pare sono andati tutti a recuperare informazioni. Bravi ragazzi. Non ci sono dubbi. Sento il tesoro oltre questa porta. A quanto pare abbiamo già fatto bingo. Andiamo a dirglielo agli altri. Ma gliel'avremmo già detto, no? Ehi, Han, scoperto qualcosa? Oh, uno dei VIP era un nobile? Sì, deve essere per questo che può accedere al luogo sacro. Dicono che non ci si faccia vedere spesso. Ma per quale motivo una persona così importante se ne sta sempre a bordo piscina? Beh, deve piacergli per qualche motivo, ma non credo sia al nuoto. Dietro questa porta si trova l'area VIP e l'Aula Magna è un luogo sacro. Pare che sia impossibile entrare a meno che Shido non ci accetti. Ottimo da sapere. Tu, Skull, scoperto qualcosa? Oh, possiedi un'eleganza e una classe introvabile dalle persone comuni. Adulatore, anche da lei si irradia un'aura di classe assoluta. E così se n'è accorta. Ma certo. Ehi, quei tizi mi ignorano da quando cerco di parlargli.
Sembro così tanto pezzente. È per colpa della maschera col teschio o che cosa? Poverino, non ti offendere. Qui c'è una safe room. Ottimo. E qui c'è un tesoro. Ma... queste scale che portano a nulla? Cioè, in una nave, una scala del genere, cosa avrebbe portato? Comunque, entriamo nella safe room. Ah, ci entriamo dopo. Ok, va bene. Tu che cosa hai trovato, futabimba? Devi essere una specie di sadico per pretendere che raccolga informazioni da degli sconosciuti, Joker. Ma ce la farò, vendicherò mia madre. Brava patata. Ehi, Makoto, scoperto niente tu? Oh, anche il signor Hoe è un VIP? L'ho appena visto al ristorante, quindi anche un politico importante come lui è stato invitato qui. Beh, il supporto del mondo politico dovrebbe rendere gli arresti mentali più fattibili che mai. Che invidia! Chissà se c'è un modo per conoscerlo meglio. Se vuoi. Ascoltare gente che parla con leggerezza degli arresti mentali mi dà il volto a stomaco. Ma sembra proprio che ci servano i certificati di 5 VIP per diventare i clienti speciali. Queste persone non si fanno problemi a spifferare segreti, forse perché hanno il volto mascherato. Giustamente. Chi se ne frega se parli troppo, se alla fine non sai chi sei? Ah, qui c'è una guardia. Se facciamo un baccano dovremmo rinunciare a raccogliere informazioni. Per adesso lasciamola stare. Ok, torniamo indietro allora. Ehi, Yusuke! Quindi è il presidente di una rete televisiva? Sì, il signor Shida ha una cerchia di conoscenze molto ampia. Pare che sotto quel grado di importanza non si venga considerati dei VIP. Che invidia! Perché non giochi alla slot con lui? Potresti catturare la sua attenzione. Si direbbe che queste persone aspirano tutte ad essere accettate come clienti speciali di Shido. Comunque, ho raccolto alcune informazioni sui VIP. Dovremmo discuterne più tardi. Ok, ci manca solo... Haru con cui parlare. Ehi, ho trovato la mappa. Questa è la mappa della nave? Potremmo usarla per a nostro vantaggio. Prendiamola. Chissà cosa succedeva se non la prendevo adesso. Magari andavamo in giro per tutta la nave senza la mappa. Non sono certa di come rivolgermi a questa gente. Durante gli incontri commerciali di mio padre rimanevo zitta o mi limitavo ai convenevoli. Oh, poverina. Abbiamo raccolto una buona quantità di dati. Ora dovremmo riunirci per esaminarli per bene. Alla safe room? No. A voi com'è andata? Non benissimo, ma neanche male. Anch'io ho raccolto qualche informazione. Dovremmo vedere cosa riusciamo a cavarne. Beh, ho esaminato la mappa che abbiamo recuperato prima e scoperto una possibile safe room. Proprio qui. Oh, è vicina. Perfetto, analizziamo lì le informazioni. E già che ci siamo, chiediamo a Yusuke di copiarci una carta. Joker, dobbiamo raggiungere la safe room per poter discutere di quant'altro. Ma dai, non l'avevo capito da quest'ultimo discorso, Ryuji. Pam pam. Eccoci qua. Comunque è una sorpresa. Tutti gli ospiti cognitivi di questo palazzo sembrano persone reali. Anche quel casino era realistico, ma parlare con questi ospiti è tutt'altra cosa. Dici bene. Capacità di osservazione e intuito fuori dal comune. Shido è un nemico formidabile. Su, non c'è motivo di preoccuparsi. Ma che preoccuparsi? Pensavo che sarà più facile studiare un piano, visto che parlano normalmente. Bene, mettiamo insieme le informazioni che abbiamo raccolto. Parapapapa. Dunque, ci serve una lettera di raccomandazione da tutti e 5 VIP. E quelle lettere diventano la chiave d'accesso? Esatto, ora esaminiamo ciò che abbiamo appreso. Primo, stando dalle mie info, uno dei VIP è un politico influente di nome Oe. Si dice che frequenti il ristorante di sera e si sieda a un tavolo vicino alla finestra. È il mio turno. Io ho sentito che un VIP di spicco e che una volta era un nobile. Dicono che di solito si rilassi in piscina. Ecco le mie informazioni. Sembra che il presidente di un'emittente TV sia anche egli un VIP. Gioca sempre alla slot di sera. Si dice che spenda dei suoi soldi piuttosto sconsideratamente. Merda, sto già iniziando a dimenticarli. Ora tocca a me. Sul serio, anche tu hai delle info? Certo, ho rigliato. Perché uno dei VIP sia il presidente dell'azienda IT. È sempre nella sua stanza, a cui avrebbe accesso da un corridoio riservato. Bene, allora chiudo io il giro. Che, come diavolo hai ottenuto delle informazioni con quell'aspetto? Sembra che un altro VIP sia un tizio chiamato Lo Spazzino. Ho sentito che è molto cauto, perciò ci conviene occuparci prima degli altri VIP.
lo spazzino! Mi chiedo che cosa alludano. Aspettate un minuto, dopo tutti quei VIP altisonanti, questo fa le pulizie. Deve pulire via tutto il sangue che ci doversa, no? Sarà davvero un VIP? Così pare. Chiedo scusa, io non sono riuscita a raccogliere informazioni. Nemmeno io, perciò non preoccuparti, ok? Ci impegneremo di più in battaglia. Hai ragione, farò del mio meglio. Ma c'è un problema più grande, sapete? Io ho una... non ho una gran memoria. Comunque, chi è chi, eh? Oh, povero Ryuji. Ah, è inutile, non riesco a memorizzare i profili di 5 persone differenti. Io riesco a ricordarmene solo 2. A te va meglio, Joker. Ho una memoria di ferro. Sul serio? Wow! Abbiamo a che fare con 5 persone. Il politico E, un ex nobile, un presidente di una rete TV, uno dell'azienda IT e uno spazzino. Otterremo il riconoscimento e delle lettere di raccomandazione che useremo come schede d'accesso. Ma ci occuperemo dello spazzino solo dopo gli altri 4, d'accordo? Wow, impressionante! Vai così, genio! Se dovessimo scordarci i dettagli di qualche VIP, ci basterà riunirci in una safe room. Perfetto, diamoci una mossa. Ora sappiamo come entrare nell'aula magna, torniamo a casa? Vuoi già tornare indietro? Qui ci sono persone con delle lettere speciali, vuol dire che Shido si fida abbastanza di loro. Sarebbe meglio dare per scontato che sono individui potenti. Meglio non essere avventati, prendiamoci del tempo necessario. Abbiamo un po' di tempo a disposizione, per oggi torniamo a casa. Ma che palle, ok, posso tornare, aspetta. Che palle, volevo sfruttare la giornata con Yusuke per copiare una carta, uffa. Va bene Joker, ritirata. Ritorno al mondo reale. Ritorno al mondo reale dal palazzo di Shido, grazie per il lavoro svolto. Non abbiamo fatto nulla, a parte scoprire informazioni oggi. Vabbè, anche quello in realtà, tanto di cappello, eh. Pam pam. Oh, Kaitaka. Oh, sei tornato. Ci siamo, eh. Va fatto anche per Futaba. Grazie. Fai quel che devi, cercherò di aiutarti come posso. Ma non fare sciocchezze, capito? Oh, che amore di uomo che sei. Quel palazzo rispecchia appieno la natura di Shido. Che vuoi dire? È vero. Sono sicura che sia abituato a viaggiare soprattutto con navi di lusso. Non paga di tasca sua, è palese. In rete ci sono parecchie voci al riguardo. Oh, capisco, ha usato soldi pubblici. Shido, sei un cattivone. Penso sia convinto che i beni altrui siano fondamentalmente i suoi. Anche la vita delle persone. Esatto. Questo paese diventerà un inferno se Shido verrà eletto primo ministro. Dobbiamo fermarlo. Vero! Dobbiamo anche fargliela pagare per quello che... per come ha trattato Phoenix! Oh, grazie a tutti. Posso farmi fare un massaggio? Sembri stanco. Dopo tutto siamo stati nel metaverso. Puoi chiamare Kawakami per fare le faccende di casa. Ok, quindi non posso uscire oggi. Sono molto triste ora. Visto che non posso neanche chiamare Kawakami, mi sa che tutto quello che posso fare è andare a dormire. I nostri nemici sanno tutto del mondo cognitivo. Hanno abbassato la guardia, ma evitiamo di imitarli. Dormiamo allora. Pam, pam, bra, pam. Dimmi? Sono io, scusa, so che sei stanco, però ascoltami, ci vorrà solo un secondo. Dopo essere stato nel suo palazzo, so cosa fare con Shido. Non possiamo lasciarlo andare. Se c'è un cuore da rubare, quello è proprio il suo. Hai ragione. Già, amico, tu l'hai sempre saputo, vero? Voglio vendicarti, è ovvio, ma non per questo, non è questo il punto. Se gli lasceremo governare questo paese, i deboli saranno fottuti. Non è il nostro dovere proteggerli? Sì, fino alla fine. Ricordi quando ti ho detto che gli eroi che si nascondono nell'ombra sono noiosi? Mi rimangio tutto, sono proprio quelli gli eroi migliori. Oh, sei un po' cresciuto allora, Ryuji. Ehi, Phoenix, quando avremo risvegliato il cuore di Shido? No, lascia stare, non importa. Facciamolo, rubiamo il cuore a quel bastardo di Shido. Farò tutto il possibile per riuscirci. Grazie per avermi ascoltato, Phoenix. Ci vediamo. Grazie a te della chiamata. Miau. Este è un bravo amico, Ryuji. Mi dispiace averlo insultato, però è una brava persona in realtà. Sapete che ho rivisto i primi episodi di questa serie? E all'inizio non facevo le voci a nessuno, e adesso che le faccio a tutti mi suona strano ogni tanto. È iniziata la campagna elettorale. Scommetto che sarà una vittoria schiacciante per il rappresentante Shido. Già, io voterò sicuramente per lui. Forse questa volta andrò a votare anch'io.
Non ci sono molti politici come Shido-san. Meno male, perché sennò saremmo fottuti. Dovremmo rubare i cuori a tutti. Minchia, fa freddo. È quasi ora. Sei riuscito a dormire stanotte? Non proprio. Deve essere dura persino per te. Ora che sappiamo chi è il vero responsabile, dobbiamo mantenere la calma e agire con prudenza. Manca un mese a Natale, lo sai? Cavoli, si gela. Potremmo morire di freddo prima di riuscire a risvegliargli il cuore. Cerchiamo qualcosa che ci riscaldi un po'. Che non sia il curry però, per favore, basta. Una stufa, eh? Ah, oh, che bello. Che bel calduccio. Una volta che ci saremo occupati di Shido... Che succede? Ah, beh... Stavo pensando che questo potrebbe essere l'ultimo incarico dei ladri fantasma. Perché? Sconfiggere Shido è un obiettivo che ci accomuna tutti. Siamo diventati ladri fantasma per una ragione ben precisa. Per noi non è mai stato un gioco. Oltre ai ladri fantasma hai anche degli amici su cui poter contare. Loro credono in te. Ci aspetta un'importante battaglia. E se siamo arrivati fin qui è solo grazie a loro. È impossibile sapere se usciremo vivi. Trascorri più tempo possibile con loro. Così non avrai rimpianti. D'accordo. Phoenix, sarò con te fino alla fine. Questa battaglia sarà una faccenda personale. Si farà a modo tuo. Detti tu le regole questa volta. Ok, grazie. Passa l'ultimo tempo che ti rimane coi tuoi amici, eh. Ma Star non si starà prendendo troppi giorni liberi. Mi chiedo se c'entri i suoi precedenti. Mi sembra di averlo già detto, ma Star-kun è tornato a casa dalla sua famiglia. È una questione personale, perciò non spifferatela in giro. Per quanto ancora potremmo continuare così? Dobbiamo agire prima che ci scoprino. Oh, chissà se Kawakami però sa effettivamente oltre a noi chi sono gli altri ladri fantasma. Cioè se sospetta di Anne e Ryuji almeno. Ehi, sicura che vada bene e che lui stia qui a lavorare? Insomma, non sarebbe un problema se qualcuno della Shujin entrasse e lo vedesse. No, non devi preoccuparti. Chi cavolo vuoi che entri qui dentro? Benvenuto. Che ti avevo detto? No, è tutto a posto. Stai bene, Star Senpai. Non sei una controfigura o roba del genere, vero? Sono davvero io, non preoccuparti. Non so cosa stia succedendo, ma spero davvero che non sia un sogno. Posso dire solo una cosa in tutta questa scena? Lì c'è la mia ragazza e qui c'è la ragazzina che ci sta provando con me. E altra parentesi nella parentesi, sono tutte e due della stessa età. Tra l'altro c'è un meme che se riesco a ritrovare lo metto qua, in cui dopo che hanno fatto Royal c'era questa immagine in cui Futaba ci vedeva che baciavamo Kazumi e lei diceva: Chi è quella senpai? Ah, tranquilla, è mia moglie. Beh, sei contento? Sono stato io a organizzare tutto. È una piccola sorpresa per te da parte mia. Ho chiesto un favore a Futaba. E io ho richiesto a Ryuji di riferire il messaggio a Kazumi. Sapevo che saresti stata a pezzi per un po', quindi ho fatto in modo di darti il tempo per riprenderti. Ma scusami. Va bene, Futaba è una ragazza di tutt'altro mondo, però... Va bene che queste scene in realtà sono mezze scriptate, ma... Una piccola punta di gelosia, Futaba. Minima. Oh, grazie al cielo! Sono proprio felice! A nessuno interessa il mio piano! Beh, sembra che tu sappia cosa gli prende. Siediti, dai. Non c'è bisogno di restare in piedi. Esco a fare un po' di spesa. Vi lascio a raccontarvi le novità. E così tu sei Yoshizawa-san, vero? Come butta? Lieta di conoscerti. Sì, anche per me è un piacere, Sakura-san. Riesci almeno a decidere se essere formale o no? Sta zitto, non sottovalutare la mia ansia sociale. Mona mi ha detto che hai aiutato Phoenix in quel palazzo tempo fa. Te ne siamo davvero grati. Ma no, il piacere è tutto mio. Di solito è lui ad aiutarmi. Non solo, ho promesso di ripagare la sua gentilezza a ogni costo. Il punto è, come sei arrivata al palazzo? Che risposta raffinata, ma siamo davvero della stessa età? Due mondi agli antipodi, Futaba. Sai, c'è qualcosa che volevo chiederti, Yoshizawa. Anzitutto, perché ti trovavi in quel palazzo? Ecco, me lo stavo chiedendo anche io. Ovviamente sono super grata che tu abbia salvato il nostro leader, ma se il nostro piano è stato scoperto, allora dovremmo cambiare le nostre tattiche d'ora in poi. Tutto è iniziato una settimana fa, quando abbiamo pranzato insieme sul tetto della scuola.
Oh, ma quello è il giorno in cui... Ho avuto la sensazione che qualcosa di grosso stesse per succedere quel giorno, e così... Mi spiace tanto, vi ho pedinati per tutto il tempo. Ah, cosa? Ci stavi seguendo? Non me ne ero, non avevo la minima idea. Tutt'altra cosa rispetto a quando ci seguiva Makoto. È da un po' che ci penso. Forse dovrei combattere al vostro fianco se ho dei poteri speciali come i tuoi, i senpai. Mi chiedevo se un'intrusa come me potesse immischiarsi, ma non potevo starmene lì senza far nulla. Mi hai salvato, grazie. Oh, non è stato niente a confronto di quanto tu hai fatto per me in passato. In realtà non è che io abbia fatto chissà cosa. Correggimi se sbaglio, ma qui non hai ancora finito, vero? Allora forse dovrei darti una mano. Beh, potrebbe farci comodo avere una potenza di fuoco aggiuntiva, ma... Mi fa piacere che si sia offerta di aiutare, ma Shido è più pericoloso di tutti i bersagli precedenti. Preferirei evitare di coinvolgere Kasumi in questa battaglia. Senpai? È troppo pericoloso, mi spiace. Beh, dici così, ma... Sinceramente non abbiamo idea dei rischi che affronteresti. Il nemico ora è più pericoloso che mai. E poi siamo stati noi a creare questo casino, quindi tocca a noi risolverlo. Ti ringraziamo dell'offerta, ma non possiamo davvero coinvolgerti ulteriormente in tutto questo. In più, hai anche tu qualcosa da fare, vero? Oh. Sarei solo un egoista se insistessi ancora. Molto bene, capisco le motivazioni. Se le cose stanno così, aspetterò il tuo ritorno. Ma devi promettermi che tornerai sano e salvo a ogni costo. Non voglio più sentirmi così male come quando ho creduto che tu... Andrà tutto bene, vedrai. Ti credo davvero. Ora di andare, oggi ho gli allenamenti, come sempre. Brava, porta a casa la medaglia d'oro. Beh, ci vediamo. Quando è che cambi il telefono, Kasumi, tra l'altro? Piripipipiping. Cavolo, deve essere figo non dover andare a scuola. Non è poi una gran cosa. Stronzate! I morti non possono andare a scuola, sai? Sarebbe tutto inutile se dovessero scoprire che è ancora vivo. Però non è brutto essere un fuggitivo, dover sempre nascondere il tuo volto. Vedo a malapena. Stai bene, non c'è bisogno di coprirti gli occhi. Non sforzarti troppo per nasconderti, darei solo nell'occhio. È la parte più difficile, impegnati, ma non troppo. Comunque, siamo pronti a mettere in atto il piano, attendiamo solo il tuo segnale. Di giorno ti noterebbero troppo, quindi dobbiamo uscire di notte. Questo bersaglio è piuttosto degli altri, non trascurare più i preparativi. Ruba il cuore entro la scadenza. È un osso duro e conosce bene il metaverso, rafforza i tuoi legami per essere preparato. Mission start! Piripipipiping. Chi è che mi scrive? Ehi, scusa se parlo di questa cosa. So che siete davvero impegnati, ma Killer Gecko Star ce la può fare. Ho fiducia in voi. Comunque, ecco le informazioni. Questa storia è proprio crudele. Un gruppo di truffatori sta prendendo scientificamente di mira le persone anziane. Sembra che stiano usando una serie di charlatronerie pseudo-spirituali per coinvolgerli e pagare. Charlatronerie? Non so, cercano di vendere vasi magici o roba del genere. Comunque continuano a spostarsi perché è difficile seguire le loro tracce con precisione. A quanto pare la polizia ha rinunciato del tutto. Stando a quanto ho letto online, il loro rappresentante è un tipo di nome Yoshihito Wakasa. Mi spiace, ma non ho altre informazioni. Buona fortuna. In un momento come questo potrebbe essere difficile muoverci, ma le informazioni sono valide. Se abbiamo la possibilità di andare nel memento, sarebbe un ottimo bersaglio. Direi di sì perché, come ha detto Morgana, i giorni ce l'abbiamo, dobbiamo rafforzare i nostri legami con i compagni. E quale compagno ci manca di preciso? Haru. E non solo in realtà ci manca anche Shinya, ma Shinya non è un nostro compagno e possiamo farlo attendere un attimino. Come sempre, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo da Yusuke a chiedergli di duplicare qualche carta. Duplicami una carta, per favore. Stavolta mi copi un attacco magico. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Senti però, adesso, in tutte le zone in cui siamo, la musica quella tragica della serie... Dobbiamo farci vedere, oppure ci arrestano.
Allora, cosa intendi fare adesso? Ovviamente non ci possiamo far vedere a scuola. Andiamo sul tetto. Va bene, sgattaioliamo via e raggiungiamo l'uscita d'emergenza. Ehi, Aru! Che cazzo ci fai qua? Siamo a scuola, non ti puoi far vedere. Cosa vuoi fare oggi, Phoenix-kun? Allora, prima pensiamo alle piante. Anche se sei un fuggitivo, vieni a vedere le pianticelle. Che brava persona che sei. Scoppiano tutte di salute, trattale con cura e rispetto, ok? Scoppiano di salute vuol dire... Ah, vuol dire che mi è aumentato ancora di più. Fantastico. Direi che per il momento mi fermo un attimo con le carote, Aru, e ti chiederei di puntare a qualcos'altro. Non so se farti fare la cipolla o i fagioli. Puntiamo alla cipolla per adesso. Facciamo due volte le cipolle e due volte i fagioli. Vediamo, le cipolle l'11-27. Ok, grazie Aru. E ora usciamo assieme. In un momento come questo fa forse parte di un'ampia strategia di infiltrazione. Ovviamente. La fai sembrare una cosa molto importante. Forse sapersi rilassare lo è in momenti come questi. Stavo pensando di cercare dei libri per approfondimento sul caffè. Ti dispiacerebbe accompagnarmi? Perché no? Nessuno pensa che tu sia vivo. Se fai attenzione dovrebbe andare tutto bene. Allora, cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Aru? Siamo al rango 5, ok. Altre 5 volte arriviamo al rango massimo. Non mi dispiacerebbe arrivare al palazzo di Shido, cioè finire il palazzo di Shido, con lei che ha avuto la sua evoluzione. Usciamo con lei. Grazie. Che ne dici di Jinbōchō? È il posto ideale in cui cercare. Bene, allora andiamo. Andiamo a Jinbōchō. Quel vecchio non mi vede da un bel po'. Dunque, esistono 8 modi diversi per tostare chicchi. La tostatura più leggera è più acida. Qui dice che occorre cambiare tostatura a seconda del modo in cui si vuole bere il caffè. Quindi me lo farei assaggiare? Preferirei di no. Non potremmo mai competere con l'aroma del caffè di Sakura-san. Sai, la Okumura Food non è nata come una catena di fast food. Fammi indovinare, preparavate caffè? In principio non era altro che un piccolo caffè gestito da mio nonno. Quel locale in particolare chiuse prima che fossi abbastanza grande da apprezzare bene questa bevanda. Ma è da lì che è nata l'azienda della mia famiglia. Non lo sapevo. Neanche io. Mio padre me l'ha accennato solo un paio di anni fa. A ogni modo, dopo la morte di mio nonno, l'azienda chiuse il suo locale, perennemente in perdita. A lui non interessava il profitto. Il suo unico obiettivo era rendere felici le persone. Oh, che persona nobile. Si era creata una vera comunità intorno al locale. Chi non aveva soldi poteva anche mangiare gratis. Quando il locale venne chiuso, la gente fece la fila per interi isolati pur di lasciare dei fiori. Oh... Mi chiedo chi farebbe la fila per omaggiare il Big Ben Burger se improvvisamente chiudesse. So bene che bisogna guadagnare per pagare i debiti, ma sento che si è perso qualcosa di importante. Takekura-san sembra pensare solo al profitto. Non mi piace. La vedo nera per la nostra immagine. Nera come il caffè? Eh? Ah, adesso l'ho capita! Mi diverto con te, Phoenix-kun. Volevi tirarmi sul morale, non è vero? Grazie. Di nulla, patata. Ah, penso però che ciò di cui ho più bisogno adesso sia diventare più forte. Non come... Ti prego, non fare come Anne, che dovevo insultarla per renderla forte. Posso anche indossare la corazza davanti ai miei dipendenti, ma vedi anche tu quanto sono debole. Ho un piano, però. Ti prego, insultami. Prima di decidere chi posso fidarmi, devo capire cosa significa avere fiducia negli altri. Quindi voglio diventare più forte, abbastanza da consentire a te e agli altri di contare su di me. Già lo faccio, credimi. Già io credo in te, Aru. Rango 6, Arisen rigenerativo. Ottimo. Ma cosa posso fare per guadagnarmi la fiducia dei miei dipendenti? Non sono granché come oratrice. Ma non è vero. Beh, sì, in realtà parli solo e io ti ascolto, effettivamente. Mi viene l'ansia solo anche ad esprimere un'opinione. Aru? Ah, il fidanzato. Sugimura-san, che ci fai qui? Stavo tornando a casa e ho incontrato... da un incontro di lavoro, ti ho vista dal finestrino dell'auto. Ah, ci siamo già visti da qualche parte. Ah,
Sei uno di quei mocciosi di... Lui è un mio compagno di scuola, mi sta aiutando a cercare dei libri. A ogni modo adesso dobbiamo rimetterci al lavoro. Scusa, dobbiamo andare. Ehi, hey, Haru, credi di poter uscire con un altro ragazzo e piantare in asso il tuo promesso sposo? Non sei il mio promesso sposo, te l'ho già detto, non intendo sposarti. Ah sì? E il contratto che ho sottoscritto con tuo padre? Mio padre non c'è più, e poi ci si sposa per propria libera scelta. Un contratto non potrebbe mai avere lo stesso valore. Ah, ne sei proprio sicura? Rileggiti la clausola risarcitoria. Se ti tiri indietro adesso, perderai tutto ciò che possiedi, la Okumura Food, le tue proprietà. Piccola parentesi, che cazzo di contratto ha firmato il padre che se questa divorziava perdeva tutto? Nonostante ciò, io... E i tuoi dipendenti? Vuoi davvero mettere in repentaglio i loro posti per la tua scelta egoistica? Inoltre, questo matrimonio è esattamente ciò di cui ha bisogno adesso la Okumura Foods. Mio padre non avrebbe difficoltà a gestire le tue azioni e a ripulire l'immagine offuscata dall'azienda. A proposito, Takekura-san ti ha detto della sala ricevimenti? Sarà la Phoenix Wing del Winton. Cosa? Ha prenotato in via provvisoria una decina di giorni di questa primavera. In fondo, prima si fa, meglio è. Aspetta un minuto. Dovremmo anche incastrarlo con gli impegni degli invitati. Non sarà facile, saranno oltre 300. Minchia, in questo periodo sarà Takekura-san a pensare all'azienda. Piuttosto, perché non vai in palestra, Haru? Mamma mia, ti prego, taglialo in due con l'ascia. Voglio dire, se hai tempo da perdere con questo idiota, allora neanche per rimetterti in linea. Senti, figlio di puttana. Io vado, ciao. Porca troia, lo ammazzo questo ora. Mi spiace. È una persona orribile. Non hai tutti i torti. Lui ha tutto, fama, intelligenza, buone maniere. Io penso che nessuna di queste tre cose sia vera, comunque. Adesso l'unica cosa che gli manca è una moglie da controllare. E io sono una vittima perfetta. Metterà le mani sulla Okumura Food e sulla mia eredità e... mi sento del tutto impotente. Sii forte, Haru, sii forte. Hai ragione, non posso permettere di sprofondare nella negatività. Grazie. Di nulla. In ogni caso, spero di poterti rivedere qualche altra volta. Adesso però sono molto stanca. Ti spiace se ci separiamo qui? Nessun problema. Beh, ci vediamo. Oh, capelli batuffolosi, puffi puffi puff. Piccolina lei. Piripipi. Dimmi. Ah, scusa ancora per la chiamata improvvisa. Il fatto è che Sugimura-san mi ha cercato di nuovo dopo che l'abbiamo incontrato. Preferirei non parlargli, ma non sopporto quando usa l'azienda per minacciarmi o quando parla male di te. Sono stata malissimo, troppo per gestire tutto da sola e prima di rendermene conto ti stavo chiamando. Scappiamo assieme? No. Puoi parlarmi quando vuoi, sono qui per te, Haru. Mi fa piacere sentirtelo dire, grazie. Anche se ho appena promesso di diventare più forte, dipendo ancora molto da te. Tuttavia non faccio altro che pensare al contratto. Che frustrazione. Non posso lasciarmi manipolare da come una marionetta. Devo trovare un modo per cambiare le cose. Brava. Parlarti mi ha tranquillizzata. Grazie, davvero. Parleremo di nuovo, giusto? Quando vuoi, verrò a farti visita, nonostante io non dovrei uscire di casa. Oh, Ettaka, è arrivato un pacco. Ah no, una chiamata prima. I notiziari non fanno altro che parlare di Shido e delle elezioni. Anche di Akechi, non posso credere che lo chiamino detective del secolo. E in più trattano i ladri fantasma come criminali. Quella storia è passata un po' in secondo piano, non credete? Sì, tutto questo parlare di elezioni deve aver fatto dimenticare la notizia del suicidio. Il colpevole principale è morto, tutto è tornato a posto e la società può andare avanti normalmente. Questo è probabilmente ciò che pensa la gente. Ah, tutto questo mi suscita sensazioni contrastanti. Non dico che dovrebbero parlare più di noi, ma questo improvviso cambio di direzione è strano. Dobbiamo solo sbrigarci e rubare il cuore di Shido. Così facendo sistemeremo tutto, giusto? Non siate avventati, dobbiamo fare attenzione. Sì, non possiamo sapere cosa potrà succedere, prepariamoci a dovere. Beh, ne possiamo riparlare domani, facciamo del nostro meglio. Oh, è arrivato un pacco. Che cosa hai comprato? La roba da affariloschi.com.
sito dove puoi comprare la roba del black market sul white market. E visto che l'ordine è arrivato, faccio un altro acquisto. Il tuo ordine arriverà presto, comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo di pazientare. Grazie, torna presto a trovarci. Oh, andiamo, Iwai. Proprio quando avevo bisogno di te non ti fai vedere. Beh, visto che allora non c'è nessuno, Caroline e Justine, oggi usciamo. Bene, è tempo di nominare il posto. Justine, a te l'onore. Ascolta attentamente, il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è... una torre di Babele dei giorni nostri. Svetta altissimo nei cieli, al punto che gli uomini sottostanti non sono più visibili a occhio nudo. Una simile struttura sarebbe troppo pericolosa per gli umani. Dobbiamo assolutamente indagare. È un luogo che ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Potrebbe essere lo Sky Tree. Dunque? Lo Sky Tree? Quindi si chiama Sky Tree, eh? È un nome notevole, certo, non è la torre di Babele, ma tant'è. Sì, l'audacia del nome è alquanto promettente. Portaci lì. Wow. Dunque questa è la torre di Babele moderna. Incredibile. A quanto pare abbiamo sottovalutato l'attuale tecnologia umana. La scatola metallica che ci ha portato qui era così rumorosa che credevo di svenire. Tuttavia, come prova da superare per arrivare qui è stata una bazzecola. Oh cielo, cos'è quella cosa minuscola lassù? Un aereo? L'interno sembra davvero stretto. Che vista incredibile, sembra quasi di poter schiacciare le persone come fossero insetti. Justine. Oh, Justine, guarda! Chiassosa come sempre, di che si tratta? C'è un foro nel pavimento, che sia una sorta di trappola? Prova a metterti lì. Sei fuori di testa? È quasi certamente una trappola, trappola, Caroline. Chiunque si avvicini troppo è spacciato. A proposito, prigioniero, ho sentito dire che questa torre di Babele può condurre ancora più in su, nell'alto dei cieli. Cosa? Davvero? Portaci lì, immediatamente! Dunque, si estende fino al cielo, ma il panorama è comunque eccezionale. Sì, riusciamo a vedere oltre la città da qui, quasi fino ai confini della Terra. Tuttavia... Caroline, stai cercando di tirartene fuori? Cosa? Cosa stai insinuando? Perché mai dovrei tirarmi indietro dopo essere giunta così vicina? Ah, capisco. Allora perché non ti avvicini ancora un po' e ti godi il panorama? Che? Smettila! Se desideri così tanto guardare, allora fallo! Smettetela di bisticciare! Ehi, che cosa fanno qui delle bambine? Dove sono i genitori? Oh, stanno solo giocando, vedi? Quel ragazzo è con loro! Che cazzo vogliono questi? Fantastico, siamo stati coinvolti in un umiliante equivoco. Solo perché tu hai dato spettacolo, prigioniero. Che seccatura. Sei tu quello che dovrebbe sentirsi umiliato. Beh, ve lo meritate invece. Che panorama straordinario però. Guardando in basso da qui le persone possono sentirsi come delle divinità. Il desiderio umano non ha confini, vero? Già, non mi stupisce che il loro cuore possa corrompersi vivendo in città traboccanti di desideri. Bene, abbiamo scoperto i segreti della Torre di Babele, quindi l'incontro è compiuto. Ecco la tua ricompensa. Un Tarakukaja, Rakukakaja, Sukukakaja e basta. Cerca di mantenere questo ritmo, prigioniero. Ora accompagnaci lungo il tragitto del ritorno. Va bene. Ho scortato le gemelle alla stanza di velluto. Avrei potuto sfruttare questa serata andando in palestra, è vero, ma... il mio obiettivo in realtà totale è... andare dai Y e completare lui. Stai seguendo le elezioni, chissà se Shido-san le vincerà. Entro la fine dell'anno potrebbero iniziare a formarsi il governo di Shido. Vorrei che Akechi-kun si candidasse, prenderebbe più voti di questi politici incompetenti. Di solito non mi importa delle elezioni, ma è bello quando tutti le seguono con questa passione. Sono tutti in pericolo, dobbiamo risvegliare presto il suo cuore. Beh, abbiamo ancora 22 giorni. Abbiamo il tempo per farlo. E come ha detto Morgana, dobbiamo occupare questo tempo andando con i nostri confidant. Hai del tempo? Dipende tutto da Haru. Scusami un attimo, Shiya. Anzi, scusa un attimo, Shiya. Scusa un attimo, a che punto siamo io e te? A rango 6. Ok, questo vuol dire che con altri due incontri arriviamo al 7 e mezzo. Questo vuol dire richiesta di memento. Però prima vediamo come se la passa Haru. Perfetto, è disponibile. Scusami Shiya, ma ti devo far aspettare. Ehi, patata, come va? Certo che chiamarla patata davanti alle sue piante, effettivamente. Usciamo assieme.
Ah, scusami, ero sovrappensiero. Ti va di controllare insieme a me come stanno le piante? Ne approfitterei anche per parlarti. Certo, tutto quello che vuoi, Haru. Mi fa piacere sentirtelo dire, grazie. La verità è... Sentiamo qual è la verità. L'altro giorno ho comprato una piccola tostatrice e una macina caffè. Ho pensato che potrebbe essere divertente tostare e macinare il caffè in casa. Di sicuro non è facile, ma è da tanta soddisfazione. Scusa, per un attimo mi è girata la testa. Non affaticarti troppo. Sto bene, davvero. Vediamo, poi che c'è? La terra per i vasi? Oh, ehi, attenta! Ah. Scusa, credo di aver bisogno di un po' di riposo. A dire il vero, ultimamente ho dormito molto poco. Takekura-san preme per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale il prima possibile. In particolare vorrebbe aprire una catena di piccoli caffè low cost. Alcuni dipendenti però non credono che sia una buona idea e vogliono che ponga il mio veto. Ma io sono solo un adolescente. Non sono in grado di capire se sia un'iniziativa che può avere successo oppure no. In definitiva, non so cosa fare. Tu che cosa vuoi fare? Eh? È una buona domanda. L'idea in sé mi piace. Il profumo del caffè appena fatto mi mette sempre di buon umore. E certamente mi farebbe piacere poter condividere questa gioia con quante più persone possibile. Però una catena low cost come suggerita da Takekura-san non restituirà mai quella gioia. Dovresti dirglielo allora. Eh? Credi davvero che darebbe retta a una ragazzina senza alcuna esperienza lavorativa? Sì. Capisco. Forse hai ragione. Finora ho sempre e solo avuto una grande soggezione di lui, ma in fondo devo solo dire cosa penso. Gli farò capire cosa penso realmente e ciò che è davvero importante per me. Puoi farcela, Haru. Ora ho capito. Rifiutandomi in tutti i modi di fidarmi di lui, ho fatto sì che lui non potesse fidarsi di me. Ma adesso come le cose cambieranno? Farò del mio meglio, Phoenix-kun. Brava patata, patte patte ti metto nel terreno e ti faccio crescere. Rango 7, miglioramento del suolo. Wow. Oh, e mi è anche venuta un'ottima idea su cosa fare. Un certo oggetto magico mi aiuterà a far capire a Takekura-san cosa è davvero importante per me. Ma ci vorrà un po' di tempo per prepararlo, quindi per adesso preferisco che resti un segreto. Ma la prossima volta ti dirò tutto, ok? Allora andiamo a casa. Come vuoi, Haru. Il tuo oggetto magico lo attenderò con cura. Ti insegnerò a preparare un ottimo caffè. Ciao, scusa, sei già a casa. Volevo ringraziarti di nuovo. Mi hai aiutato a capire una cosa importante. Grazie davvero per oggi. E grazie al tuo supporto che se continui ad andare avanti. Avrai sempre il mio supporto. Sia come ragazzo, sia come amico. Solo sentirlo dire mi dà così tanta forza. Sei sempre un grande fonte di ispirazione, Phoenix-kun. Il resto tocca a me. Ci saranno un sacco di tentativi ed errori, ma penso che andrà tutto bene e mi renderebbe molto felice se mi aiutassi lungo il percorso. Prima mi accerterò che sia tutto a posto, però. Ok, ci vediamo sul tetto. Ciao, Haru. Aspetterò con grande impazienza il tuo oggetto magico. Oh, caetta ka. Iwai sarà disponibile stasera? Yes, cavolo. Rango 7,5, ergo richiesta di memento. Dobbiamo andare nel memento, ragazzi. Ci serve andare nel memento per due ragioni fondamentali. Uno, completare queste ultime tra virgolette, richieste del memento. Ma due, perché voglio sfruttare l'allarme delle fusioni di Chihaya. Dobbiamo livellare le nostre nuove persone. Voglio lavorare, Iwai. Allora, ho un grosso favore da chiederti. Voglio sistemare le cose con Suda. Verresti con me come testimone? Farò del mio meglio per proteggerti, ma non posso garantire la tua sicurezza. Puoi anche dirmi di no. Scusami un attimo, mi serve una persona giusta. Eccomi di nuovo qua, scusa l'attesa. Passa il tempo con lui. Davvero? Ti ringrazio. Sarò sotto il ponte con le travi. È qui vicino, seguimi.
Un posto un po' losco. Qua ci siamo anche stati con Yoshida, tra l'altro. E così sai tutto. Aspetta, lui è il moccioso del negozio, vero? Avrei dovuto capire che lavorava per te. Oggi è qui come testimone. Ascolta, terrò volentieri la bocca chiusa sull'affare sfumato, ma se lascerai in pace la mia famiglia. Parlo di me, di Kaoru e di questo ragazzo. Segui il codice pur essendoti ritirato. Le regole non sono fatte per essere infrante. Sveglio come sempre, Mune. È bello vedere che non hai perso il tuo tocco. Se fossi stato il mio braccio destro, non ci saremmo fatti fregare dai bastardi di Hong Kong. E invece mi tocca risolvere il casino di quell'idiota di Masa. Ehi, ragazzo, mi spiace di aver coinvolto un adolescente per bene nella nostra stupida faida. Spero che tutto questo non ti abbia causato problemi. No, l'ho fatto per EY. Grazie, ragazzo. Suda, sarò sincero con te, tutta questa storia è stata una seccatura. Ma è finita, tu sei finito. Forse hai ragione, Mune. Tan tan tan, cosa? Non sei nella posizione per prendere delle decisioni. Che diavolo stai facendo? Basta con i giochetti, o in un modo o nell'altro mi darai ciò che mi serve, EY. E se non lo farai alla svelta, tuo figlio e questo giovane testimone pagheranno per te. Peggio di così, tanto sparami anche e facciamola finita, no? Cristo, Tsuda, non sei un teppistello di strada, sei meglio di così. I tempi cambiano, Mune, ti aggrappi a stronzate come l'onore e il dovere, ma sai una cosa? A nessuno frega più un cazzo del tuo codice d'onore. Bastardo. Ora ascoltami, brutto pezzo di merda. Preparerai quelle armi e lo farai alla svelta. Non farmelo ripetere. Sono un idiota. Quello non è lo Tsuda che conosco. A questo punto sarò fottuto non appena gli darò le armi di cui ha bisogno. Dannazione. Ascolta, ragazzo, devi andartene. Non ho altri incarichi per te. Dimenticati tutto questo. Ma io voglio aiutarti. Apprezzo l'offerta, davvero, ma non posso permettertelo. Preparerò le armi di cui ha bisogno. Devo fare il possibile per proteggere Kaoru. Se devo aiutare un pazzo, lo farò. Sembra che EY sia con le spalle al muro. Se non mi occupo della svelta di Tsuda, potrebbero ucciderlo. Tsuda, quando è che sei diventato uno spietato bastardo? Dimmi il suo nome. Perché mai? In realtà è un bene che tu lo sappia. Si chiama Akimitsu Tsuda. Anni fa era famoso per la sua abilità nelle arti marziali. Se lo incontri in giro, scappa. Vai dalla polizia se necessario. Se direi che ti dà la caccia, ti proteggeranno. EY però è stato l'unico che effettivamente, noi che gli chiediamo il nome, ce l'ha detto senza troppi giri di parole o preoccupazioni. Comunque, abbiamo finito. Grazie per tutto quello che hai fatto. E abbi cura di te, ragazzo. Oh, EY, ti aiuterò, non ti preoccupare. Ti voglio bene, EY. È bello perché anche lui, come Sojiro ma in modo diverso, ci considera parte della sua famiglia. Certo, non come Sojiro perché abbiamo aiutato la figlia, ma siamo lì lì. Chi mi scrive? Al palazzo? No, Haru, se tu sei disponibile io vengo da te invece.